Non siamo ancora pronti ad andare da D'Angelo. Prima dobbiamo riposare. Ma prima, chiaramente vi saluto tutti quanti. Grazie per esserci, come al solito. Una novità, raga. Ho fatto un sondaggio che vi metterò nella descrizione di un po' tutti i video prossimamente, quindi lo troverete nei commenti, non nella descrizione, nei commenti, lo metto nei commenti, e per votare il prossimo gioco da portare. Potete aggiungere opzioni, quindi se vi viene in mente qualsiasi cosa, Barbie gira la moda, le live di questo o di quello, o comunque un gioco particolare, chiaramente teniamoci tra gli RPG, non mi dite Football Manager o Fortnite, però insomma fatemi sapere nel poll, ovviamente è anonimo, quindi non si vede nessun nome, niente, potete votare silenziosamente o far votare chi vi pare. Andiamo avanti col resto. Succederanno cose come al solito. Waking up tonight feels different from for two reasons. Svegliarti questa notte lo percepisci in maniera differente per due ragioni. For one, you are pleasantly surprised that your body mended reasonably well while you were resting. Il primo motivo è che il tuo corpo rimani piacevolmente sorpresa che il tuo corpo si sia ripreso in maniera ragionevolmente buona mentre hai dormito, quindi c'è una roba che magari ci volevano 6 mesi per un umano normale. It comes with a caveat, though, credo caveat si dica. The hunger you feel is pronounced. The beast like a black dog on the edge of your vision, following you. Ok, ma viene con un cavillo la cosa. La fame è più pronunciata del solito, è pronunciata. La bestia è come un cane nero che si trova fisso sulla tua coda dell'occhio. Quindi lo vedi sempre. Finalmente ci ha chiamato Mia. But what is truly remarkable is waking up to the tune of an old cell phone ringtone. An unknown number is calling the phone you got from Mia. Ma quello che veramente è interessante stasera è che c'è questo, sentiamo questo questa suoneria di un vecchio telefono, una vecchia suoneria di un vecchio telefono. Un numero sconosciuto ci sta chiamando sul telefono che ci ha dato Mia. You pick up, you rispondi. Kept that old thing charged after all, huh? You alright? Dice, ti sei tenuta quella... Hai tenuto quell'attrezzo carico, quella roba vecchia carica fino adesso, eh? Comunque l'hai caricato. Il telefono, va tutto bene? Sì. Taglia corto. Mi sento una merda. Look, that's too bad. But I don't really care, I was just being polite. I'm calling with good news. Dice, ok, mi dispiace ma non me ne frega un cazzo. Stavo semplicemente facendo la persona cordiale. Stavo semplicemente scambiando la cordialità. Ti chiamo con... porto buone notizie. Torque has agreed to meet you. There is a pub in the Bronx. Solids and Stripes. But there, be there tonight. Two things. Quindi il... Ir coppia ci vuole conoscere e c'è un pub nel Bronx, si chiama Solids and Stripes, e dice che vuole vederci lì questa sera. Due cose. No drinking on the premises, so if you want to grab a snack, do it before setting foot in the borough. Ok, quindi non bisogna bere, non so per quale motivo. Inteso come nel quindi non ci si può cibare, quello intende, quindi se vuoi fare uno snack fallo prima. Io stavo pensando subito all'alcol e poi quando snack alle merendine, non sono proprio un vampiro, ma avete beccato. Quindi prima che entri nel posto dove ci sarà l'incontro, fai il tuo snack se devi farlo. And this is an exclusively no powers meeting. We'll be rubbing shoulders with commoners the whole evening. And also we don't trust you, so keep it casual, or you'll blow it. Ok, quindi ovviamente ricorda inoltre che è un posto esclusivamente dove non si utilizzano poteri. È un incontro senza poteri, perché saremo spalla a spalla con persone normali per tutta la sera. E in più non ci fidiamo di te, quindi cerca di tenere la cosa sul casual, oppure ci farai scoprire. Anything you'd like to add? Qualsiasi, c'è qualcosa che vuoi aggiungere? Callian mi ha detto di non incontrarmi con Torque.
Dovremmo aspettarci compagnia. Mi proteggerai da Callian? Ovviamente no. Cioè, probabilmente avremo compagnia. I met Callian yesterday. He kicked my ass and forbade me from meeting Torque. Said he'd keep an eye out to make sure I comply. Ok, quindi potremmo avere compagnia. Chiaramente ho conosciuto Callian ieri. Mi ha preso a calci in culo. O meglio, mi ha rotto il culo e mi ha detto di non incontrare Torque. Per coppia. E ha detto che avrebbe tenuto un occhio su di me per stare sicuro che non l'avrei incontrato. Silence on the line, c'è silenzio. Fuck. Merde. Cazzo. More silence. I can't promise you any protection on your way there or back, but at the pub you'll be in Torque's domain. For all his posturing, Callihan doesn't have the balls to strike Torque directly. Ok, cioè non posso prometterti nessuna protezione sulla via dell'andata o del ritorno, ma quando ti troverai lì ti troverai nel dominio di Torque, e per quanto questo possa importare, Callihan non ha i coglioni di andare a colpire Torque direttamente. We'll post additional lookouts on watch. That's the best I can do. If Callihan got under your skin, I get it. I was in that spot once or twice, too. All I've got to say is the risk is worth it. Ok, quindi metteremo qualche altra vedetta per sicurezza, il meglio che possiamo fare, che possa fare io. Qua dice, if Callihan got under your skin, I get it. È inteso come se il comportamento di Callihan ti ha marchiato, ti ha colpito, ti è rimasto dentro, insomma, ti ha fatto pensare. Sappi che anche io mi sono trovato in quella situazione, una volta o due. E tutto quello che posso dirti è che il rischio vale, il gioco vale la candela. If you don't show tonight, I won't blame you. But it's a one-time offer only. You gotta edge your bets. Just don't do anything stupid. You meet with us tonight, it better be in good faith. Ok, vabbè, quindi dice chiaramente, ovviamente, se non vieni stasera non ti biasimo. Ma ovviamente è un'offerta che vale solo per un'offerta che vale solo per stasera. Quindi non fare niente di stupido. Dice semplicemente non fare niente di stupido. Ci incontriamo stasera. Ed è meglio che sia in buona fede. She ends the call. Finisce la chiamata. First thing first. First things first. You take the subway to York Street Station. Walk to Front Street, retrieve your car, and weigh your options while driving back to your heaven. Ok, quindi prima di tutto prendiamo la metro, andiamo a prendere la nostra auto e cominciamo a ritornare verso casa. Andiamo al meeting direttamente, facciamo un giro in macchina prima di andare al meeting, secondo me finisce che ci becca Callihan. Diciamo a Sophie che non possiamo incontrare Torque. No, Sophie conta su di noi. Innanzitutto feeling, opportunity. You've been doing this for a good few nights. You are getting a feel for it. You are learning what kind of predator you are and what kinds of blood you crave. Ok, quindi siamo a notte 13, no 14 adesso mi sa. Dice lo stai facendo da alcune notti e stai cominciando ad imparare. Stai imparando che genere di predatore sei e di quali tipi di sangue hai bisogno. Crave più proprio quando ne senti il bisogno, no? You're so caught up in yesterday's problems and in this cloak and dagger debacle you are now a part of, that the hunt feels almost automatic and casual tonight. A fragment of a few surrenders control. Ok. Allora, cloak and dagger è un modo di dire che adesso vediamo subito. Volevo vedere debacle. Ok, modo per dire sfacelo. Che cloak è il mantello, dagger è il pugnale, no? E però vorrei capire il significato letterale.
Ok, è qualcosa che è caratterizzato da mistero, intrigo. Letteralmente, chiaramente, cappa e spada, se proprio lo vogliamo dire, o cappa e pugnale, se lo vogliamo dire. Poi cappa ormai non si usa quasi più come parola. Quindi sei così, buttata dentro ai problemi che sono successi ieri, il casino con la bestia, no? Nella puntata precedente, che... E questo casino, intrigato, diciamo, di cui ormai fai parte, che la caccia questa sera ti risulta quasi automatica, è casual, proprio una roba naturale. Un frammento di te, però, si arrende, arrende il proprio controllo, quindi abbiamo perso parte di noi, per la sera scorsa. Abbiamo perso parte di noi e l'abbiamo lasciata preda della bestia. Just minutes after you find your victim, coax them and drink from them, you find you have forgotten their face and how they were dressed. Quindi pochi minuti dopo che abbiamo trovato la nostra vittima, eccetera, eccetera, ci siamo cibati di lei, ci siamo già dimenticati la sua faccia e come erano vestiti. It only hits you once you look at yourself in your car's rear view mirror. This was wrong. You can't let this become the norm. You hurt somebody, a human being. You're a monster. Ok, questo fatto ci colpisce solamente quando ci vediamo nello specchietto retrovisore della macchina, quando ritorniamo in macchina. Dice: tutto questo è sbagliato. Non posso far sì che diventi la normalità. Hai fatto male a qualcuno. Un essere umano. Sei un mostro. You need to stay mindful of this. You are a monster, but unless you let yourself off the hook, you can hold to your humanity and not let yourself slide down the spiral. Ok, quindi devi cercare di mantenere il controllo, ovviamente. Sei un mostro, ma a meno che tu non ti lasci andare completamente, puoi comunque tenere in parte il controllo e tenerti agganciato alla tua, o meglio, tenerti stretta alla tua umanità e non lasciarti scivolare dentro questa spirale di violenza assoluta. Instead of clearing your mind, this clouded it further, and you are still no closer to a decision. Quindi invece di schiarirti la mente, questo ovviamente, te l'ha annebbiata ancora di più, e quindi non sei né ancora per niente vicina a prendere una decisione. Andiamo al meeting. Boom, ce la rischiamo. Dangerous or not, you have to make the trip to the Bronx and meet with Torque. No detours, best just get it over with. Ok, quindi che sia pericoloso o no, devi fare il tuo viaggio, andare al Bronx e conoscere e incontrarti con Torque. Niente detours, che detours sarebbero niente vie alternative, giri alternativi. È meglio che la facciamo finita subito. You take some basic precautions as you enter Torque's turf. You park a few streets over from where the pub is and walk towards it while keeping an eye out for anyone suspicious. Ok, quindi prendiamo un po' di precauzioni di base, quindi prima di entrare nel dominio di Torque, parcheggiamo la macchina qualche via più in là rispetto a dove si trova il pub e camminando chiaramente teniamo con occhio giocamastecca e con occhio segniamo i punti, no? Come si dice qui a Roma. Che in realtà si dice per un'altra cosa, però non ve la dico perché è brutta. Però fa ridere un sacco. Però, sono una persona cattiva se ve la dico. Però chi è romano sicuramente la sa. E comunque teniamo un occhio, no? Diamo un occhio in giro per controllare se ci sono persone sospette. That kindred, for the most part, look no different than regular people. Makes things complicated, of course. If you're being followed or watched, it's going to be hard to tell. Allora, il problema è chiaramente questo, che i kindred, per la maggior parte, non si differenziano dalle persone normali, il che rende le cose complicate, ovviamente. E se stai venendo seguito, sarà difficile capirlo. You reach the pub, shoot a final glance around. Oh, la polizia. There is nobody suspicious around, as far as you can see. And open the door.
Quindi arriviamo al pub, diamo un'ultima occhiata in giro, non c'è nessuno di sospetto intorno da quello che vediamo, quindi apriamo la porta. The smell of cigarettes is overwhelming. The whole place is an aura about it, a constant fog hanging right under the ceiling. The lethargic fans do nothing to disperse it. Quindi c'è un odore di sigarette che è fortissimo. Tutto il posto ha praticamente un'aura di sigaretta, immagino un mal di testa ti può venire con tutto che pure io fumo, però insomma c'è questa costante nebbia che si trova sulla parte superiore, nel soffitto, appena sotto il soffitto. E le pale dei ventilatori, quelli a questi qui, no? Quelli sul soffitto, che gli dà l'aggettivo di letargiche, non fanno niente per disperdere il fumo, che in realtà al massimo lo smuovono, servirebbe qualcosa che estrae l'aria. The constant crack of billiard balls and clinking of glasses tells you all you need to know about the clientele. Not a very vampiric place at all. You're wondering if you got the address right. Ok, quindi c'è questo rumore costante di palle di biliardo e bicchieri che fanno ding ding, che fanno cin cin. È tutto quello che devi sapere sulla clientela del posto. Non è un posto veramente vampirico, decisamente non vampirico, e ti stai chiedendo se ti abbiano dato l'indirizzo giusto. A questo punto mi viene da pensare che questi Anark, ma sono delle persone interessanti, sono piuttosto umani rispetto alla camarilla che c'ha una puzzettina sotto al naso, mamma mia, che stanno sempre lì, il principe, il controprincipe e il baroncino del marchese, che non puoi parlare perché se non ti dà il permesso lo sceriffo di parlare col marchese, che poi mamma mia. Invece qui sembrano più alla mano, mi piace questa anarchia, vedremo come andrà. You apparently did. Mia's here. She motions you over to one of the few tables around. Ma a quanto pare invece hai ricevuto l'indirizzo giusto. Mia è qui. E ti fa cenno di andare in direzione di uno dei pochi tavoli che ci sono a disposizione. Took your sweet time to get here. What got cold feet? What? Got cold feet? Never mind, anyone follow you? Dice, ti ci è voluto il tuo bel tempo per arrivare, eh? Che c'hai, i piedi freddi? Ah, lascia stare, qualcuno ti ha seguito? Non che io sappia, non lo so, forse. Oppure non eri tu che dovevi mettere le vedette? Sì, diciamogli questa, perché insomma, diciamole. We did. Got word of you coming in a few minutes. Io a volte mi sbaglio la pace delle frasi, che mi dà un fastidio allucinante. Got word of you coming in a few minutes ago. I'm just checking if you paid attention. Dice chiaramente sì, l'abbiamo fatto. E mi è arrivata voce che stavi arrivando giusto qualche minuto fa. Mi stavo solo assicurando che tu avessi fatto attenzione. Before I introduce you, there is some outstanding business to discuss. Ma prima che io ti presenti, c'è del business di cui dobbiamo parlare. Outstanding, addirittura, roba a alti livelli. I appreciate the help with getting that name out of Bruce. It's going to be a tough nut to crack. His master. She's one of the lowmen. Times where they'd sooner align with us than the gun. Allora, chiaramente ci ringrazia per quello che abbiamo fatto, per aver tirato fuori il nome da Bruce. Bruce era l'uomo muscoloso che avevamo incontrato l'altra volta. E dice, sarà una tough nut, è un modo di dire, chiaramente, una noce tosta da spaccare. Noi non lo usiamo, almeno non che io sappia. E però diciamo sarà un sarà dura riuscire a acchiappare, a spezzare, diciamo, in questo caso il suo master, che di cui ci aveva dato il nome, no? E she's one of the lowmen. Il lowman non so cosa sia, non ce l'ha clicked e clacked. Vediamo un po' se lo troviamo qui. Lowman non mi pare, onestamente. Ah, poi Lick ce lo diceva qua, termine derogatorio, è vero.
Lowman, Lowman, Lowman. Non mi pare. Vediamo se troviamo qualcosa su internet. Così almeno ci diamo. Perché a volte purtroppo non, il vocabolario non ci aiuta. Tra l'altro, attenzione, in questo Vampire qui ho imparato più cose che nei due RPG, eh. Ma assolutamente. Lowman non mi dice nulla. Forse sono intesi come i cacciatori. Non lo so. Comunque, lei è una dei Lowman. Comunque, dicevo, col tempo, a una certa, si allineeranno con noi piuttosto che con la Camarilla. Questo è il loro interesse, diciamo. Anyway, this isn't the night for a history lesson. Torque's been waiting for you. He's been impressed by your work so far. Here is your chance to shine. Don't blow it. Ok, dice, in ogni caso, questa non è la notte per fare una lezione di storia. Torque ti aspetta. E è rimasto impressionato e contento del tuo lavoro, di quello che hai fatto fino ad ora. E questa è chiaramente la tua chance per brillare, per farti riconoscere, quindi non fare cagate. Don't blow it. You walk toward one of the tables. A guy in a coat and hat leans over to take his shot. He's way ahead of his opponent. The table is clear of his balls, save for the 8-ball in a tricky position. Ok, quindi, cioè, andando in direzione di uno dei tavoli, c'è un tizio con un cappotto lungo, uno scopino, e il cappello. Mamma mia, è Humphrey Bogart che sta giocando a coso. Tra l'altro questo film qui non è tipo Via col Vento. Che cazzarola è sta roba qua? Mi ricorda qualcosa questa scena che c'è sulla televisione. L'ho notata dopo, qualcosa di conosciuto. È molto più avanti del suo avversario. Il tavolo è praticamente finito. Non c'è più una palla, a parte la palla numero 8 che si trova in una posizione un po' sfigata. Hey, they're here. Hey, sono qui. No, vabbè, è coattissimo, raga. Tipo è Snoop Dogg. Be with you in just a moment. Sarò da te solo tra un momento. The hit is fast, precise, and send the black ball exactly where his player wanted it. His opponent lets out a frustrated sigh. Quindi il colpo è veloce, è preciso, e manda la palla esattamente dove il giocatore voleva mandarla. Il suo opponente fa in maniera molto frustrata. That's that. I believe that's $150 American, Joey. You wanna pay up now or up the stakes again? Ok, vabbè, quindi ecco fatto. Credo che siano $100, $150 americani, Joey. Vuoi pagare subito oppure vuoi alzare la posta? The disgruntled man accepts his defeat and pays up. Then declares he's going to grab another beer. Devo bere un sorso d'acqua, mi si impasta la lingua, maledizione, per parlare in inglese. Quindi l'uomo è abbattuto. Accetta il suo fallimento, la sua sconfitta, e paga. Dopodiché dice che si va a prendere un'altra birra. Mazza, dopo una V8,50 io me ne andavo a casa a dormire e a pensare alle decisioni della mia vita. To the victor go the spoils. Thank you kindly. Ok, quindi ovviamente al vittorioso vanno spoils. Sono in questo caso qui intende il bottino, perché spoils significa anche spoglie. Infatti dico le spoglie di che gli va il bottino, quindi grazie di cuore. He turns his full attention to you. The man is good looking, if somewhat gaunt and intense. His eyes especially seem to pierce right through you, through your core, but not in an unpleasant way. Ok, quindi ci rivolge la sua completa attenzione. E l'uomo è bello, anche se un pochino scarno, e di nuovo utilizza l'aggettivo intense, quindi pieno di roba, c'ha un sacco di roba che succede sulla sua figura guardandolo. Io non saprei intenso come adattarlo
in italiano. Lo vedrei più come una persona interessante, no? Perché le persone interessanti hanno un sacco di cose da notare. Ecco, notabile anche comunque. Qualcuno di sì, interessante, notabile, curioso, eccentrico anche volendo, perché no? Anche eccentrico. Anche se eccentrico chiaramente ha il suo eccentric, che è la parola sua. His eyes especially seem to pierce right through. I suoi occhi specialmente sembrano proprio bucarti, attraversarti per quanto sono intensi. Ma non in un modo fastidioso, non in modo fastidioso come potrebbero essere quelli di Sophie. Name Stork. I believe you are Cinzia, Sophie's Langley's new plaything, is that right? Dovrei parlarlo, dovrei cercare di fare l'accento. L'accento, madonna, come parlano i neri in inglese, è bellissimo. Il mio nome è Tork. Io credo che tu sia Cinzia, il nuovo giocattolino di Sophie Langley, giusto? Giocattolino? No, perché tutti lo sanno? Perché tutti quanti sanno che sono giocattolino? Ma veramente, ma perché? Giusto, no, giocattolino no. Non siamo lovers, non siamo compagne. Ah, apologies then. With her, that's kind of the default, I hear. I did hear about your curious partnership. Ah, partnership though? Ah, ok. Quindi, ah, perdonami, con lei è abbastanza la normalità, almeno a quello che so. Ok, quindi lei gioca, fa i giochini, ok. Ho sentito anche parlare delle tue curiose amicizie, inoltre. Forgive my being real with you right off the bat, but I like to know who it is I'm dealing with. So here's something that I've been scratching my head about. Ok, dice... È troppo bello il modo che usa di parlare. Forgive my being real with you. È letteralmente: perdona il fatto che io sia stato vero con te da subito, direttamente, right off the bat. Right off the bat è un modo di dire, per dire subito, direttamente, dal primo momento. Ma mi piace conoscere con chi ho a che fare subito. Quindi ecco di qualcosa che mi ha dato parecchi grattacapi, mi ha dato parecchio da pensare. If you are with Langley and Langley's come through and through, I'm told what it is you've come to accomplish here tonight. Quindi se tu stai con Langley, Langley è un membro della camarilla through and through, quindi boom boom. Mi dico, I'm told, cosa sei venuta a cercare di voglio vedere esattamente la traduzione di accomplish, perché a volte queste parole, maledizione, vogliamoci bene, raga, di realizzare. Cosa sei venuta a tentare di realizzare qui questa sera? Sophie vuole conoscerti. Sono qui per colpa di Gallian, in realtà, perché io lo voglio ammazzare, io di brutto. Voglio sapere di più sugli Anarchs. Voglio saperne di più sugli Anarchs. I might be a part of the camp, but I came here to learn about the movement. I met a few of yours and they made a terrible first impression. But you and Mia, you seem different. Ok, dice, sarò anche parte della cam, della camarilla, ma sono venuta qui per saperne di più sul movimento. Ho conosciuto alcuni di voi che hanno fatto una terribile prima impressione, ma tu e Mia, voi sembrate diversi. Ain't that right? It's 'cause we are. I'm not one to brag, but I gotta say, us anarchs have a bad reputation in New York for a good reason. Start with a B and a C, rhymes with a Dross Boogeyman. Ooh. Credo che sia Brr Callian. Ok, dice, non è vero? Non è vero quello che gli abbiamo detto, che lui e Mia sembriamo diversi. Lui, non è vero che siamo diversi, zia. È perché lo siamo. Non sono uno che fa il figo, che se la squatta, ma devo dire che noi anarchici abbiamo una cattiva reputazione a New York, ma per una buona ragione. Inizia con B, finisce con C e fa rima con Dross Boogeyman.
Boogeyman fa semi-rima con Kallian, quindi credo che si chiama... Ah, Boss Kallian, eccolo là. Giusto, giusto. Dross, tra l'altro, che cazzarola vuol dire? Io seguo uno youtuber latino che si chiama Dr El Dross, e non so, non conosco altra cosa. Dross è scoria e Boogeyman è l'uomo nero, quindi proprio l'uomo nero scoria radioattiva. But that's not the whole story, is it? Come on, come clean with me. Ok, dice, ma questa non è la storia completa, quindi dai, dimmela tutta, ma raccontacela tutta, sputa e rospo. Sophie vuole conoscerti. Sophie Langley wants to meet with you. Don't ask why, she didn't tell me. She just said it has something to do with gathering allies against Boss Kallian. I'm here to arrange that meeting. E Kallian lo voglio bello che è morto, quindi Sophie Langley vuole conoscerti. Non mi chiedere perché, non me l'ha detto. Mi ha semplicemente detto che ha qualcosa a che fare con raccattare alleati contro Boss Kallian. E sono qui per organizzare un meeting. The fuck? I knew nothing about this. T, they lied to me. Dice, guarda che cazzo, io non mi avevi detto nulla di questo. T, mi hanno mentito. Mia's furious. She's looking at the pool cue and at you as if she was figuring out the best combination for the two. Ok, praticamente sta guardando la pool. Lei è incazzatissima. La pool cue è come si chiama? La stecca, no? Stecca, si chiama stecca? Sì, stecca da biliardo. Sta guardando la stecca da biliardo e la tua faccia. Come se stesse cercando di capire la miglior combinazione per i due, nel senso come spaccarti la stecca in testa. There it is, give them a break, Mia. It's not so easy to say that kind of to say that kind of thing to my face, I imagine. Eccola lì. Give them a break, Mia. Dice, lasciali stare, lasciala in realtà, lasciala perdere, Mia. Non è facile venire a dire una cosa così in faccia a me, immagino. Well, 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 ain't that an interesting proposition? Dice, bene, 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 non è questa proprio, non è una proposizione, una proposta interessante. Le proposizioni sono altra cosa. You can't be seriously thinking about meeting with Langley. She's hardline calm. It's a trap. It must be. Dice, non puoi seriamente pensare di incontrare Langley. È una camarilla super convinta, è un membro della camarilla super convinta, è una trappola, deve esserlo. It just might be, it just might, potrebbe esserlo, potrebbe. He looks at you, pierces you with his unnaturally keen eyes, quindi ci guarda e ci buca con questi occhioni incredibili e innaturali. He's about to say something when a door opens at the back of the room. Sta per dire qualcosa quando si apre una porta nella parte posteriore della stanza. Hey Torque, you got a guest? They are in the back. Ah, you got a guest? They are in the back. Jay, Ercoppia, c'hai un come si dice? Un ospite. Si trovano qui dietro. Mia, want to be dear and keep our new friend company? I'll see what the commotion is. Ok, quindi dice, fai compagnia tu alla nostra nuova amica, andrò a vedere di che si tratta. Sure thing, certo che ci fa compagnia. Adesso ci si incazzerà a manetta, poverina mia. Torque tips his hat to you and walks to the back, joining the man who called for him. Ok, quindi fa un tip fedora, ci fa un col cappellino e va verso la porta che si era aperta. Immagino sia questa qui. E segue l'uomo che lo aveva chiamato. Mia glowers at you, this time who's weighing one of the pool balls in her hand. She looks like she has half a mind to chuck it at your face. Ok, ci guarda malissimo, Mia, è proprio furiosa. E praticamente giocherella con una delle palle da biliardo e sembra proprio che sia pronta a tirarcela in faccia. You gotta be quite happy with yourself, bluffing your way in here. Sicuramente sarai contenta di quello che hai fatto, riuscendo a bluffare fino a qui. Whatever works, qualsiasi cosa funzioni, funziona. In effetti, mi dispiace che sia andata così.
Non è solo per via di Sofì che sono qui. Non è solo per Sofì che sono qui. Adesso lo so. Prima no. It might have started as a task from Sofì, but I'm glad I could meet you and talk. Don't hold it against me. Quindi, ecco, quello che dicevo io. È cominciata come una missione, chiaramente, ci aveva dato Sofì. Ma sono contenta di aver conosciuto te e Torque. Quindi non avercela con me. No, I'm totally going to hold it against you. And for a while, you made me look like a chump in front of Torque. Ok. Dice, no, ovviamente ce l'avrò con te. Perché mi hai fatto sembrare, e anche per un po', perché mi hai fatto sembrare una stupida di fronte a Torque. Here I was beginning to think you might make a good addition to our little family. There is a whole lot of trust you'll have to regain before that happens. Now. Quindi dice, io avevo cominciato a pensare che saresti stata un buon nuovo membro della nostra piccola famiglia. E adesso c'è un sacco di fiducia che dovrai cercare di riconquistare prima che questo succeda. Torque appears from a door at the back and calls across the room. Quindi Torque riappare e chiama, calls, ma chi chiama da un lato all'altro della stanza? Yo, Mia, can I grab you for a second? Cinzia, get over here too. Ah, cioè, Mia, puoi venire qui un secondo? Cinzia, ho bisogno di te anche. You go to the back room. It's basically a storage area with a single wooden desk. It's pretty cramped, especially considering there are five other people in there with you. Ok, arriviamo dietro, è un piccolo storage, un piccolo magazzino che è pieno di roba e è piuttosto stretta la situazione, si sta piuttosto stretti considerando che ci sono altre 5 persone oltre a te, quindi siamo io, Mia, Torque, il tizio e un'altra persona, l'ospite, vediamo di chi si tratta. Torque ushers you in and closes the door behind you and Mia. Two burly dudes are holding somebody down. A familiar voice reaches your ears. Ok, fermi tutti. Allora, Torque ushers you, quindi fa l'usciere, ci fa passare e chiude la porta dietro di te e Mia, dietro di noi e Mia. E ci sono due tizi grossi che stanno tenendo fermo qualcuno. Una voce familiare raggiunge le tue orecchie. Chi minchia può essere? Chi potrebbe mai essere? D'Angelo? No. D'Angelo non credo. Il tipo... No, no, non può essere, non può essere. Non lo so, lo vediamo. Boom. Ah, il pezzo di merda di Vince. Mamma mia, ti spacco la testa, Vince. Motherfuckers, you're gonna pay for this. You hear me? The boss is going to fuck you up so bad you have no idea. Cioè, pezzi di merda, pagherete per questo. Mi avete sentito? Il mio boss vi inculerà a sangue. Non avete idea. Have you had the doubtful pleasure of meeting Mr. Cerute before, Cinzia? Hai avuto per caso il dubbio piacere di conoscere Mr. Cerutti prima d'ora, Cinzia? I have a score to settle. Sì, sì, sì. Allora, sì, ci siamo conosciuti ieri. Puoi dirlo forte. Oppure ho qualcosa da fare. I have a score to settle with this fucker. You're fucked. You're so fucked you don't even know it, you stupid piece of shit. I should have ended you yesterday. The boss told you to stay away. You should have listened. Dice, tu sei fottuto, sei così fottuta, anzi fottuta, sei così fottuta che non hai neanche idea. Stupida pezza di merda. Pezza di merda, ti avrei dovuta finire ieri. Il boss ti aveva detto di stare lontana, avresti dovuto ascoltare. That's a story and a half, ain't it? Vince, calm down now and tell me how many of your guys are still out there on my turf, Dice questa... Ok, Torque è un grande, mi piace troppissimo già sto personaggio. Dice, minchia, è una storia e mezza, Cioè, hai raccontato una storia e mezza, non è vero? Vince, adesso calmati e dimmi quanti dei tuoi si trovano ancora nel mio territorio, Go fuck yourself. You're done. The boss will know this stupid piece of shit fledgling came here. He knows they are Will Langley. You know what that means, Torque?
Dice, vaffanculo, sei finito. Il boss lo sa, stupido, che questo stupido pezzo di merda di fledgling si trova, è venuto fino a qui. E sa che sta con Langley. Sai cosa significa questo, Torque? No, I don't. What does it mean, Vince? Cioè, no, non lo so. Cosa significa, Vince? Now the boss can wipe you out. They'll just say you are sucking Langley's tits and all these bodies of yours gone. You're done, Torque. Ma però tu sei morto, stronzissimo di un Vince. Quindi dice il Vince dice che il boss farà fuori tutti, ti farà fuori. Dirà che stai ciucciando le tette di Langley e tutti quei tuoi amici, tutti andati. Sei finito, Torque. Wow. Well, now, if that's the case, I guess ridding New York City of your toady ass won't make things any worse, will it? Actually, there is an idea. Dice bene, adesso, se questo è il caso, credo che... Toddy... Voglio vedere cos'è, perché Todd è la... la rana... Ma non credo che Toddy sia... Leccapiedi, leccapiedi. È un modo per dire leccapiedi. Ok, anche adulatore, però non credo. Più minion, proprio lo sgherro. Quindi, dice... levare... Dice, se questo è il caso, quindi se io sono finito, no? Eliminare da New York City il tuo culo da leccapiedi non peggiorerà le cose, non è vero? E anzi, adesso è proprio un'idea. Dice, adesso che ci penso, questa è proprio un'idea. Vince mentioned that he beat up you up yesterday. Did I hear that right, Cinzia? You want to repay the favor? Sì, sì, proprio sì. Vince ha menzionato il fatto che ti abbia picchiato ieri. Ho sentito bene, Cinzia. Per caso vuoi ripagargli e ritornargli il favore? Non voglio parte in questo. È il tuo territorio, quindi ci pensi tu. Gladly. Con piacere. Go right ahead. Yes. Ah, gli posso ficcare proprio un paletto in petto? O gli posso fare male una cifra? Ma alla fine non ci ha ucciso. Il paletto... non lo so. Però aveva detto che ci avrebbe dovuto uccidere. Allora, qua c'è un problema di fondo. Allora, Vincent mi sembra un troglodita di merda. Allora, c'è un problema dei trogloditi. Quelli proprio ignoranti, grezzi, sono anche nelle versioni umane di questi trogloditi. Sono quelli che se li pesti, cioè, capita di fare a botte, no? Uno vince, abbiamo preso la scuffia, faccio pip, finita lì. No, il troglodita vero poi torna con gli amici all'infinito, finché l'unico modo è ammazzarli praticamente. Questo genere di persone capiscono solo quando non gli funziona più il cervello, quel poco che gli funziona li spinge a continuare a tornare. Quindi secondo me un bel paletto in petto. You notice an old pool cue in the room? Vedi una vecchia stecca da biliardo. May I? Posso? Knock yourself out, kid. Metti che Torque c'ha proprio dei modi di dire bellissimi. Cioè, knock yourself out letteralmente tipo è quando, tipo, per fare un esempio, è proprio il knockout, no? Anzi, lo sappiamo tutti in realtà, è quando, appunto, facendo box, l'esempio base del knockout è quando finisci a terra, no? E lui dice, fai proprio come, fai quello che vuoi tu, ma proprio ammazzati, ammazza lui, fai quello che minchia ti pare, vai. You break it over your knee. Fuck, you always wanted to do that. And approach Kalyan's thug with a sharp piece in your hand. Quindi la spezzi sul ginocchio, poi dice, cazzo, l'avevi sempre voluto fare questo. E ti avvicini verso lo scagnozzo di Kalyan con un pezzo bello affilato in mano. Don't you fucking do it, fledgling. Don't. Dice, non provare a farlo, cazzo, fledgling. Non farlo. You slam the improvised stake into his chest. Hit the heart on the first try. Vince's features grow slack. His entire body inert. He doesn't even give you a yelp. Distrutto. Abbiamo distrutto. Pezzo di merda maledetto. Perché tanto se l'avessimo lasciato in vita, lui sarebbe ritornato all'infinito. Già lo so, perché è un troglodita.
Lo sapevo, lo sapevo. Quindi gli sbattiamo proprio slam, gli sbattiamo sto stecco di legno dritto nel petto, colpiamo il cuore al primo colpo. E il viso di Vince si infiacchisce, si indebolisce e diventa inerte. E non lascia neanche un guaito, se ne va senza neanche fare un rumore. Oh, si spegne. That's it. Tutto qua. He's all yours, tutto tuo. Take him downstairs. Let's keep calling and guessing about what happened to his favorite puppy. I'll figure out what to do with that cum guzzler later. Ok. Allora, tra l'altro, io stavo pensando a un'altra cosa adesso. Che qui siamo in vampire in realtà, non l'abbiamo ucciso, l'abbiamo stunnato. Dovrebbe essere bloccato lui, non morto. Perché non siamo su. Come si chiama? Su Dracula, sul telefilm di Dracula, dove invece i vampiri vengono uccisi dai paletti. Quindi lui dovrebbe, in teoria, se, chiaramente se segue e le segue le regole di vampire, non l'abbiamo ucciso, ma si trova bloccato. Bloccato lì. Dice portatelo giù. Lasciamo pensare Callian, meglio guessing, lasciamo che Callian si scervelli tentando di capire cosa è successo al suo cagnolino preferito. Cam Guzzler è un modo di dire credo brutto perché Cam è letteralmente lo sburo, ma adesso lo vediamo. Cam Guzzler. Lo vediamo, lo vediamo. Meaning, the meaning of Cam Guzzler. Andiamo su Urban Dictionary che lì mettono le cose quelle malandrine. Ok, noi diremmo quel pompinaro di. Sì. Quindi cercherò di capire cosa fare di quel pompinaro più tardi. Benissimo, benissimo. The other two anarchs who held Vince down before take him out of the room. Quindi i due che lo tenevano fermo lo portano fuori dalla stanza. As entertaining as that was, I think Vince, in his unmatched wisdom, shared more than Callian would hope for. This changes things. Quindi, per quanto sia stato un ottimo intrattenimento quello che è successo, credo che Vince, nella sua intelligenza incredibile, nella sua incredibile saggezza, abbia condiviso più di quello che Callian avrebbe sperato. Quindi ci ha dato più informazioni di quante ne avrebbe dovute dire. E questo cambia le cose. Ever heard about Operation Lights Out, Cinzia? It was a second Inquisition effort here in New York City. A single night of raids at a magnitude never seen before or since. Quindi hai mai sentito dell'operazione Lights Out, luci spente, Cinzia? Era un'operazione organizzata dalla seconda Inquisizione a New York City. È stata quindi una singola notte di raid con una magnitudo incredibile, quindi su scala incredibile che non si era mai vista prima. The Ivory Tower got away with just a few losses here and there. No major players were hit. They managed to find safe spots and stay out of the eye of the shitstorm. Quindi la Torre d'Avorio è riuscita a salvarsi. Hanno perso qualcuno, nessuno degli anziani o comunque delle persone importanti è morto, quindi sono riusciti a mantenersi in sicurezza, lontani dall'occhio del tornado di merda. Us, though, we got hit hard all over the town. Events were rooted out, entire coteries and safe houses gone. Just like that, nobody saw it coming. I barely got out in one piece. Che dice, noi invece, noi siamo stati colpiti duramente in tutta la città. Gli events sono stati completamente scoperchiati. Intere coterie e case sicure andate. Proprio così, boom. E nessuno se lo aspettava. E io sono riuscito a salvarmi, insomma, a uscirne tutto di un pezzo per un pelo. Mia looks at him with concern and puts a hand on his arm. He shrugs it off, gently but surely. Quindi Mia lo guarda con preoccupazione, gli mette una mano sul braccio,
Lui la toglie, però la toglie senza usare l'altra mano, fa proprio, muove il braccio e la toglie in maniera gentile, ma con sicurezza. Others, like my child, Barb, or Mia's sire, extinguished. But you know who got out without a scratch? Kallian. Dice altri come la mia child, Barb, che credo sia morta, ovviamente lo dice, o il sire di Mia, estinti. Ma sai chi è che è riuscito a uscirne senza un graffio? Kallian. We have thought about it for the past few years. How is it that Big B managed to excuse himself from the Staten Island Museum where we used to meet just before vans full of guys in body armor show up? Ah, dice, ci abbiamo pensato per gli ultimi anni. Dice, come ha fatto il grande B, il grande boss, a excuse himself, quindi a andarsene dal museo di Staten Island dove ci incontravamo precedentemente, dove eravamo soliti incontrarci, proprio un attimo prima che dei van pieni di gente in armatura completa si presentassero in armatura da sparatoria. How is it that my baby's burning up after being shot with incendiary rounds? I also see dog Kallian running with his tail between his legs, pushing fledglings like you in the path of the SI. Ok, dice, come mai vedo la mia baby bruciare, la sua figlia, no? La sua child, mentre le sparano con dei colpi incendiari. E in più vedo Doug Kallian che se ne va con la coda tra le gambe e che spinge i fledgling come te sulla via della seconda inquisizione. We think the bastard knew what was coming, and he set us up. Not just us, some of our brothers and sisters who got hit had some of the lowest profiles in the city leak populations. Population. Ah, la puntata è lunghissima, ci fermiamo qua, ragazzi. Però prima fatemi dire questa parte qua. Quindi lui crede. E poi vedremo nella prossima puntata cosa succederà dopo, perché questa puntata, boy, è potente. Che il bastardo sapesse cosa stava per succedere e ci ha fregato e he set us up. Ma non solo noi, alcuni dei nostri fratelli e sorelle che sono stati colpiti erano alcuni tra i profili più bassi di tutta la popolazione vampirica della città, quindi era gente proprio che non la sgamavi ma neanche, e invece ce l'hanno fatta. Quindi Kallian non solo è uno stronzone, ma è anche un traditore bastardo. Gli ficcherò un paletto in petto e me lo tengo nel giardino. Maledetto. Signori, è stato un piacere avervi qui, è stata una puntatissima. Sono contento di aver ficcato un paletto in petto a Vincent. Vedremo cosa succederà al buon Vincent. Spero di potergli dare la morte definitiva, la final death. E ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, ricordatevi del sondaggione, che comunque sarà importante nelle prossime settimane, prima che finiamo Vampire, almeno un'idea un po' più chiara. Se non seguite il canale, fatelo. Dale tutto, alla prossima, bella pips, ciao.